Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Assetto Corsa. Allora, proseguiamo con il Japan Pack. Allora, andiamo a vedere un pochino cosa possiamo fare. Ah, vabbè, ho già messo per la prossima gara. Siccome ho settato un pochino di cose, andiamo con oggi con la Mazda RX-7 versione tuned rispetto a quella Sprint R. Per quanto riguarda il circuito, andrei sul Mugello. Gli avversari ho cercato di mettere quelli un po' simili. Poi in realtà non so se le prestazioni siano di pari livello oppure meno. Comunque ho messo 5 al Mazda RX-7 uguale alla mia. Poi la Nissan Skyline GT-R R34 e la Toyota Supra MK4 Time Attack. Vediamo un pochino se sono bilanciate o meno, ma a noi onestamente ci interessa fino a un certo punto, cioè ci facciamo la gara combattuta, si spera, e proviamo questa Mazda. Come sempre, difficoltà andiamo con il 90%, questo sempre uguale. No, il Mugello forse è un po' lunghetto per farci 6 giri, magari ce ne facciamo 5. Partiamo sempre dall'ultima posizione e andiamo, siamo pronti. Vediamo anche com'è questa dopo aver provato la fighissima Mazda MX-5. Adesso proviamo la RX-7, poi proveremo anche le altre. Magari se è bilanciato facciamo sempre con questa tipologia di blocco, quindi con queste tre tipologie di auto. Vediamo un po' come si comporta la RX7. Sentiamo un po' il sound. Ok. Mamma mia, di prepotenza. Ecco, questa come vediamo ha l'ABS di fabbrica, mazza che ripresa. Ma non ha il controllo trazione, quindi dobbiamo stare attenti. Un pochino, vabbè, adesso, come detto, io queste le sto provando direttamente insieme a voi, quindi su piste che magari è da un po' che non proviamo. Ah, davanti ci sono, io ho visto, forse sono tutte RX7. Che ci sta tampinando. Ok, questa si controlla molto meno rispetto all'altra. Soprattutto in accelerazione, una bella potenza direi. Lì se ne stanno andando, c'è da dire che siamo partiti un po' dalle retrovie, quindi le RX7 che evidentemente già le aveva messe davanti a tutte le altre se ne stanno già andando, maledizione. Poi ci sono un po' di skyline qui dietro. Poi cerchiamo di fare un po' le misure alla pista e soprattutto capiamo anche la macchina che, come vedete, ha l'abitacolo a destra. Guida a destra. Io aprire troppo presto il gas perché ha una bella potenza, poi senza controllo trazione. Guardate là le sfiammate della sono divertenti comunque le auto giapponesi, c'è da riconoscerlo. Tiriamo un po' le marce perché non sono qua i giri che devono arrivare. Cerchiamo di ricompattare il gruppo. Staccata eccessiva, eccessiva. Abbiamo esagerato. Dovevamo ricompattare il gruppo, ma abbiamo ritardato troppo la frenata. Adesso abbiamo anche le gomme sporche. Dobbiamo un attimo gestire queste curve quando non ritroviamo la temperatura degli pneumatici, visto che comunque è stato i vari aggiornamenti
anche l'aspetto del pneumatico è stato trattato al meglio, quindi quanto riguarda l'entrata in temperatura, io Supra, se non sbaglio ci sta, pian piano riprende due Supra, quindi si sono sbarazzate delle Skyline e ci stanno venendo a prendere. Questa è difficilotta da guidare, cioè c'è un po' di pratica, anche le Supra vanno, forse poi ci proviamo due nel prossimo video le guide, quello di farlo in modo sportiveggiante, sta lungo. Dobbiamo ridarlo forse un po' troppo là. La frenata e le Supra, ce l'abbiamo. Accade a più, c'è una bomba, ho detto il cambio ci frega ogni tanto. Attenzione, abbiamo ripresa i capelli. Lì davanti sono molto compatte tra loro le Mazda, quindi mamma mia, cioè, stiamo rischiando un po' troppo per non farci beccare dalle Supra, che tra l'altro vanno in bomba. C'è da dire però che noi stiamo recuperando metri sulle prime, quindi forse non lo so se le Supra sono più potenti, queste versioni non ho visto onestamente. Che noi stiamo andando abbastanza forte, comunque vedendo anche che stiamo guadagnando un pochino su le auto che sono davanti a noi, le Supra però ci vengono attaccate, quindi questa perdona meno rispetto alla MX5. Ottimo, ci tamponate qua, ci giriamo in un attimo. Collate la mia sfida, combattutissima, vanno le Supra, vanno forse leggermente più forte delle RX7, almeno la versione 4, time attack, scarico troppo bene, non danneggiato il motore, però comunque il gruppone l'abbiamo ripreso, quindi significa che stiamo spingendo, perché grazie alle Supra che ci stanno mettendo il pepe al culo, quindi facciamo che ci insinuiamo qua, così le Supra nel caso tengo la palla loro. Occhio che ce l'abbiamo all'interno. Ok, adesso ci pensiamo loro alle Supra, pensiamo alle altre RX7 che ci sono rimaste davanti. Non fare errori, do sull'acceleratore perché senza controllo trazione è tosta, è una bella potenza questa. Cazzo, come detto, non perdona, maledizione.
fatto tanto per ribeccare il gruppo, cazzo. La faremo mai, ma qua ci voleva una gara di 10 giri per fomentarsi pian piano. Non è male comunque, ti tiene, come detto, ti tiene sempre con la concentrazione al massimo, perché sembra essere abbastanza traditrice come auto, come potete vedere. È divertente, ma è tosta da guidare. Voglio provandola insieme a voi, comunque non posso riprenderci la mano. Maledizione, ultimo giro, siamo fatti fregare, siamo... Vediamo se magari qualche RX7 fa da tappo. Meno alle Supra, che però non è facile beccarle, sono un po' troppo lontani. Siamo tardi, vabbè, siamo sempre partiti 18esimo, quindi poi occhio a spingere troppo, perché qua diciamo la fine di prima. No, comunque è troppo. Fai con assetto corsa, che vedete che ti spinge ad aumentare sempre di più il ritmo, ma devi stare sempre con un occhio vigile, che basta un minimo errore e sei fregato. Ci volevano almeno altri 3-4 giri per recuperare la cappellata che abbiamo fatto. Spingere, ma non so fino a che punto. Possiamo arrivare. Attenzione. Mamma mia. Attenzione di sportiveggianza. Questo è stato un sorpassone, eh. Mamma mia. Di prepotenza ci siamo insinuati. Cazzo. Mamma mia. No, figa però, figa. Difficile da guidare, ma figa. Ok, è stato un ultimo giro. Attenzione, siamo riusciti a superare 3 auto alla S in uscita dalla chicane. Grande così. Ok, allora, anche la RX7 è difficile da guidare, cioè più che altro bastarda, nel senso è una... un'auto che ti può tradire quando ti rilassi troppo. Intanto aspettiamo che arrivano anche le altre. Le Supra sembra che vadano molto ma molto veloci, sono state un po' frenate dalle altre RX7. La Skyline onestamente forse sono le meno potenti tra queste. Certo, queste sono versione, come detto, questa modificata, quell'altra per il time attack, quelle... le Skyline credo che siano la versione normale, quindi effettivamente magari non sono della stessa potenza. Comunque divertente anche la RX7, non ti perdona come faceva la MX5, dove se sbagliavi non succedeva niente. Con questa invece sono cazzi, e se non ci fosse stato quell'errore potevamo anche recuperare i primi, però va bene così, dai. Allora ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. A questo punto andremo a provare la Toyota Supra, quella che abbiamo visto in questa gara. Magari faremo sempre con le RX7, non lo so, vedremo. Comunque ci vediamo al prossimo appuntamento. Voi come sempre commentate, fatemi sapere la vostra, seguite anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Un saluto a tutti da quel tale Ale.